Nome Saverio Jacopino, professione cardiologo, segni particolari, ha impiantato il pacemaker più piccolo al mondo. Diamo il benvenuto allora al dottor Saverio Jacopino, direttore dell'unità di aritmologia al Maria Cecilia Hospital di Cotignola in provincia di Ravenna, perché ci ha portato questa meraviglia tecnologica, si chiama Cardio Insight e ci fa capire esattamente come sta il nostro cuore. Io ringrazio anche il nostro modello Mirko, benvenuto anche a Mirko. È davvero uno strumento di ultimissima generazione e il professore è stato uno dei primi in Europa ad usarlo. Esattamente, dottor Jacopino, avviciniamoci, come funziona questo strumento? Tutti quei numeri anche che sono sul giubbotto di Mirko. Sì, è un giubbotto rivoluzionario che ha la capacità di registrare i segnali elettrici provenienti dal cuore, circa 252 sensori che riescono a ricostruire tutta la parte elettrica del cuore integrando con un'immagine TAC, per cui l'individuo, il paziente che utilizza questo giubbotto diagnostico prevede l'esecuzione di una TAC, lo tiene addosso per almeno 12 ore in una giornata e ha la possibilità quindi di segnalare tutte le attività elettriche provenienti dal cuore e quindi identificare per esempio il punto elettrico. In questo momento noi lo abbiamo messo in funzione, no? Sul nostro Mirko, vediamo un po' dei segnali, però prima di capire esattamente che cosa ci sta trasmettendo questo strumento sul computer, voglio capire la differenza, perché noi siamo abituati no, con dei termini Holter, elettrocardiogramma. Qual è la differenza con questi strumenti? Questa è una rivoluzione diagnostica già in un'era in cui tante rivoluzioni diagnostiche sono presenti. Utilizziamo l'elettrocardiogramma semplicemente, che è lo strumento più semplice e più intuitivo, l'Holter che registra per 24-48 ore, addirittura 7 giorni, fino ai dispositivi impiantabili sotto pelle, i loop recorder, che fanno una registrazione per circa 3 anni allo scopo di identificare problemi elettrici o pause del cuore o fenomeni aritmici. Questa in realtà è una innovazione perché consente di verificare qual è l'attività elettrica nel paziente, soprattutto in alcune patologie particolari che mettono a dura prova il nostro impegno di cardiologi e aritmologi tutti i giorni per identificare le aritmie e il ruolo prognostico di queste aritmie, cioè se è a rischio o meno il paziente. Come si svolge? Lo possiamo far vedere? E che cosa ci raccontano le immagini che stiamo vedendo sullo schermo? Allora, questo è una registrazione in realtà di un caso eseguito presso il nostro istituto a Maria Cecilia Hospital. Era un soggetto giovane che aveva una extrasistolia ventricolare frequente in cui bisognava identificare la reale sede di localizzazione di questo battito ectopico. Le nostre camere cardiache possono essere ognuna, gli atri e i ventricoli, sede di queste attività ectopiche, attività spontanee, che possono avere anche un ruolo prognosticamente sfavorevole. È importante sapere la sede, la localizzazione e la tipologia di fenomeno perché ci aiuta a identificare un percorso clinico, terapeutico, farmaco, piuttosto che un trattamento come l'ablazione, che è una tecnica curativa. 12 ore, no? Allora, almeno 12 ore deve indossare questo giubbotto. Allora, questa trasmissione, come lei sa, dottor Jacopino, è fare prevenzione. Esatto. A chi possiamo consigliare questo tipo di esame? L'indicazione è per tutti i pazienti aritmici per i quali non riusciamo a fare una diagnosi corretta perché tutte le metodiche possono non essere esaustive completamente. Spesso il paziente applica diversi Holter per riuscire ad avere una diagnosi. Magari in quel giorno, in quelle 48 ore in cui ha l'Holter addosso, non si riesce a documentare nulla. Allora una registrazione di questo tipo che può essere utilizzata in soggetti che hanno storie di cardiopalmo, di aritmie,
che hanno fibrillazioni atriali, ci aiuta a identificare il meccanismo di innesco della fibrillazione, se, quindi a guidare l'ablazione in particolare, però noi ne troviamo un campo di interesse molto particolare nel futuro, che è quello che riguarda la medicina dello sport, per esempio, e alcune patologie come le sindromi genetiche, per esempio la sindrome di Brugada. Tutto questo è in fase di sperimentazione, perché si tratta di rendere un modello diagnostico così straordinario, è una rivoluzione reale, così preciso, anche, così no? preciso su modelli aritmici da ricostruire. Allora, dottore Jacopino, è una meraviglia, davvero ci ha portato una meraviglia di tecnologia. Volevo capire una cosa: come ci possiamo prendere cura del nostro cuore, questo organo meraviglioso ma anche molto pericoloso se lo trattiamo male, e da che età ce ne dobbiamo prendere cura? Ma l'hai detto prima, la prevenzione, questo è il passaggio principale. Direi che ci prendiamo cura nel momento in cui già rintracciamo all'interno di un ramo familiare, di una famiglia, qualcuno che abbia avuto un problema cardiaco. Questo è il primo elemento diagnostico vero per il soggetto che si appresta a fare una visita aritmologica. Conoscere, cioè, il suo patrimonio genetico, cosa è successo in famiglia, se ha avuto un infarto il papà o il nonno, se ha avuto un ictus, eccetera, è un elemento principale e fondamentale. Dopodiché ogni paziente che lamentasse una sensazione di spiacevole del battito cardiaco e che non riusciamo a identificare, allora bisogna utilizzare tutta una serie di diagnostiche, le e più per semplici fortuna. E per fortuna ce ne abbiamo anche. Ce ne abbiamo, grazie a dottor Jacopino per averci portato questa novità assoluta, grazie al nostro modello Mirko.